al terzo step, al terzo passo del basso. Un'altra regola fondamentale che dovete assolutamente ricordare, al di là del fatto che ogni regola ha un'eccezione, quindi vedremo poi che questa regola verrà smentita come la precedente da un'eccezione, che conferma comunque la regola. Ecco, cosa stavo dicendo? Sì, no. La seconda regola che devo spiegarvi è questa. Se il basso procede per grado congiunto, e quando parliamo di grado congiunto significa che il basso procede senza salti, le triadi di riferimento non saranno collegabili da nessuna nota in comune, perché voi capite bene, guardate bene, un bel do, partiamo da una posizione che volete? 8. Allora, mi, sol, do. Adesso io faccio re. Allora, mi, sol, do, eh. Voi capite bene che l'accordo di re, che note ha? Re, fa, la. Allora, io scrivo re, fa, la adesso così, eh. Attenzione. Ci sono note in comune tra mi, sol, do e re, fa, la? No. Bene. Adesso io, casualmente, ho fatto, qui siete partiti con l'otto, qui ho fatto re, fa, la, perché me l'avete detto voi, essendo la posizione, diciamo, con la nota che dà il nome alla triade in basso. La regola è questa. Se un basso procede per grado congiunto, le due triadi devono fare il moto contrario, osservare il moto contrario di tutte le parti, cioè la triade che si collega all'altra triade deve fare il moto inverso, cioè contrario, di quello che fa il basso. Allora, riprendiamo il nostro esempio. Partiamo da 8, giusto? Sì. Bene. Attenti. L'accordo abbiamo detto re fa la. Guarda caso è anche, diciamo, la cosa che dovete fare, nel senso che voi avete il do che sale e poi voi dovete fare il moto contrario tra le parti. E adesso abbiamo imparato la regola degli intervalli. Bene.